i due legali torinesi, Elena Poli e Bonetto. La parola a Cremaschi. Noi abbiamo convocato questa conferenza stampa abbastanza d'urgenza perché vogliamo sollevare un allarme su quello che sta avvenendo sul testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Oggi c'è la conferenza Stato-Regioni che dovrebbe cominciare la discussione su questo, quindi ovviamente il nostro primo scopo è quello di intervenire, di far sì che la conferenza Stato-Regioni intervenga e blocchi alcune delle cose più gravi almeno che stanno avvenendo su questo testo. Il testo sta da mesi subendo una sostanziale riscrittura, per cui volta per volta noi scopriamo virgole, parole che vengono cambiate, che cambiano spesso il senso a normative, e quindi non, magari mentre stiamo facendo questa conferenza stampa ci saranno anche delle altre novità negative che possiamo scoprire. Già adesso abbiamo dei dati particolarmente negativi perché, ripeto, il testo viene progressivamente riscritto, le modifiche sono quasi 170 già definite, noi non le abbiamo ancora valutate tutte in tutta la loro portata. Però alcune sono particolarmente gravi. In questi giorni abbiamo sollevato alcune modifiche, la gravità di alcune modifiche che, diciamo così, intervengono soprattutto sul terreno prevenzione e pene nei casi di violazione delle norme, ma non so, il fatto che viene reso più difficile di nuovo l'accesso degli RLS al documento sulla valutazione dei rischi, il fatto che abbiamo vengono reintrodotte cose che non c'entrano niente con il decreto, ma vengono reintrodotte le visite mediche preassuntive che sono una forma chiara di discriminazione verso il lavoratore, il fatto che venga inibito sostanzialmente l'articolo 9 dello statuto dei lavoratori, quello che riguarda la salute e la sicurezza del lavoro, dove viene sostanzialmente sostituito da una normativa che toglie il delegato sindacale normale qualsiasi competenza sulla salute e la sicurezza, il fatto che non sia definita nessuna normativa sui rappresentanti di sito che restano ancora appesi per aria, infatti poi nella contrattazione aziendale non riusciamo a farlo, il fatto che per l'ennesima volta venga rinviata la norma attuativa di un principio importante che aveva introdotto il testo unico, e cioè quello di elencare tra la nocività il famoso stress da ritmo di lavoro, stress da ritmo correlato. Tutta questa materia viene per l'ennesima volta insabbiata, quindi per capirci lo stress da catena di montaggio da ritmo di lavoro è ancora fuori dal testo unico, nonostante che per mesi ci dovevano essere misure, da mesi doveva esserci le norme attuative. Il fatto, ripeto, come è stato già scritto da tutta la stampa, che vengono attenuate le pene e in qualche modo vengono potenziate, diciamo così, tutte le possibilità per le aziende di bloccare in qualche modo la ricerca delle loro responsabilità. Il fatto che sia potenziato in maniera abnorme con l'articolo 2 bis il ruolo degli enti bilaterali, secondo noi fuori anche dal senso della normativa, in quanto l'ente bilaterale da strumento di formazione sulla salute e sicurezza diventa un ente che certifica che le aziende hanno fatto quello che dovevano fare, e nel caso in cui l'ente bilaterale certifichi che le norme sono le procedure sono giuste e poi succede l'infortunio, il giudice casomai se la può prendere con l'ente bilaterale ma non più con l'azienda, e quindi nella sostanza una norma nella sostanza che aiuta la soluzione delle imprese. Però la cosa più grave, quella che vogliamo dire adesso, un articolo che viene introdotto, è stato introdotto nei primi di aprile, poi ricasellato il 9 di aprile mi pare, è l'articolo 10 bis,
che sostanzialmente, la dico proprio così, è una norma salva manager con ampia estensione, una specie di lodo Alfano per i manager, per gli alti manager aziendali. Perché dico questo? Perché senza alcun bisogno, perché tra l'altro la delega non contemplava questa materia, quindi introduce nel testo unico una cosa che nel testo unico non c'era, e cioè la definizione di quando i top manager sono responsabili di un grave infortunio sul lavoro. Come sapete, per la legge noi siamo di fronte al fatto che in caso di un grave infortunio sul lavoro bisogna risalire, si può risalire la catena di comando nelle aziende. Abbiamo un processo clamoroso per questo, qui poi abbiamo i nostri legali, parte civile, sindacale, un processo della ThyssenKrupp. In questo processo, ma non è l'unico, questo è il massimo, ma non è l'unico, l'incriminazione per la strage non ha riguardato solo i diretti responsabili della produzione di quel momento, ma il top management aziendale. Abbiamo molti altri processi che stanno andando in questa direzione, dall'ILVA alla Fincantieri, altre aziende, Fiat, in cui la magistratura, diciamo, sta risalendo la catena del comando. Questo articolo sostanzialmente bloccherebbe o interverrebbe per mettere in discussione radicalmente questo, nel senso che questo articolo stabilisce due principi particolarmente gravi. Cioè che poi dopo dovrei subito la parola per spiegare più dettagliatamente il senso di questo articolo, che troverete poi nella cartellina. Devo dire, se uno lo legge così così non ci capisce quasi niente, appunto bisogna sapere cosa c'è dietro, e ce l'hanno sollevato prima di tutti i nostri legali, che cosa c'è, perché se uno legge gli sembra tranquillamente innocuo, invece è una norma ammazza processi, per essere chiari, e che potrebbe avere come primo effetto, anzi ha sicuramente come primo effetto, poi i nostri legali ovviamente la contesteranno, quello di intervenire negativamente in processi come quello della Fiscalità. Perché? Perché questo articolo 10 bis, che poi recupera un articolo 15 bis, adesso sono tutti, diciamo così, percorsi ad ostacoli per trovare la norma, dice sostanzialmente nel punto D, che poi troverete, che il capo, la dico così perché io non sono un giurista, non è responsabile se quelli al di sotto di lui sono responsabili. E quando intendiamo il di sotto di lui non si intende solo le responsabilità dei capi, ma in forma estesa anche, non so, l'eventuale responsabilità del lavoratore, di cui parla continuamente il ministro Sacconi, cioè l'eventuale responsabilità di un lavoratore per non essersi agganciato alla gru in maniera corretta, cose di questo tipo. Tutto questo, compreso, e ovviamente o per omissione o per azione, là ove si individuano delle responsabilità, diciamo, nei livelli medio-bassi della gerarchia, automaticamente non è più perseguibile a livello alto. Capite la portata di questa cosa? Questo lo diranno loro, su questo diremo. Questo, diamo la cartellina così vi voglio anche dire e aggiungere e concludere che in questi mesi noi siamo stati colpiti dal fatto che diverse aziende, ne cito una, ma l'hanno fatto molte aziende importanti, la Fincantieri per dirne una, facevano firmare in questi mesi ai capi reparto delle carte che noi li prendevamo un po' in giro dicendo